Oggi ti metto davanti a una scelta. Da una parte c'è una scorciatoia dove prendi il taxi e arrivi a destinazione, dall'altra parte c'è un bellissimo viaggio a piedi dove guardi bello l'alba. Di cosa sto parlando? Sto parlando di ricreare suoni di sintetizzatore famosi. C'è da una parte un'intelligenza artificiale, una rete neurale che tu gli butti dentro il wave del suono e ti fa un preset per Vital, che è un sintetizzatore in parte gratuito, e dall'altra parte invece c'è che te lo devi fare tu a manina, ok? Vediamo questo nuovo software e vediamo se è utile oppure no, ok? Il programma in questione è questo Micromusic AI Powered Vital Preset Generator. Praticamente cosa ti fa quella roba qua? Allora, è un po' che è uscito, però non ve l'avevo proposto perché aveva un sacco di bug. È uscita finalmente questa versione 1.1 Hotfix 3, al momento solo per Windows, ma immagino che secondo me se ti fai una virtual machine in Mac riesci a usarlo. Una volta scaricato e installato, lui è questo programmino qui. Lo fai partire, ci mette un attimo, carica l'interferenza e tutte quelle robe lì da intelligenza artificiale ed è questo microsoftware. Con questo appunto micropene cosa puoi fare? Puoi andare a usare Vital. Che cos'è Vital? È un sintetizzatore in parte gratuito, c'è la versione gratuita e le versioni quelle a pagamento e in abbonamento. Io uso quella gratis, ok? Uso la Basic Free e poi una Plus, una Pro e una Subscription. È un sintetizzatore molto bello, forse l'abbiamo già visto in passato sul canale, ma oramai ho fatto talmente tanti video che non mi ricordo più. Troppo la GUI è gigantesca. Quindi questo qua è il nostro sintetizzatore. Come al solito abbiamo vari tipi di oscillatori, vari tipi di filtri, abbiamo poi filtri, possiamo collegare questi filtri per inviluppo, per LFO, per random, oppure possiamo collegarlo alle note MIDI. Abbiamo poi tutta una serie di effetti, chorus, compressore, delay, distorsione, insomma possiamo fare veramente moltissimo con questa versione gratuita, ok? Questa qua è la versione free di Vital. La cosa un po' difficile è che magari sentendo un suono, ok, in una canzone, che ne so, tipo questo, diciamo, che figata di suono. Voi cosa fate? Prendete il vostro wave, lo schiaffate dentro Micromusic, gli date come preset folder la cartella di Vital ed è in documenti Vital, e io vi consiglio, c'è una cartella che si chiama User, qua dentro potete appunto mettere i vostri preset, io dico infatti selezione cartella, tu gli dici converti, lui fa la sua conversione matta, ti crea i tuoi preset, lui te ne crea una sfracca, poi sarai tu a decidere quello che ti piace di più, quindi vai a caricarti il tuo preset, vado appunto nella cartella User, prendo il mio basso, me lo carico come preset e lo posso risuonare. Beccato quasi una roba simile, ok? Ti aiuta ad arrivare, diciamo, all'80% di somiglianza di un suono. Ovviamente funziona anche con brani un pochino più completi. Prendiamo un sintetizzatore stupido. Ok, quindi abbiamo il nostro campione di sintetizzatore. Noi andiamo a stamparci un file, lo chiamo pepas.wave, me lo buttiamo in export, 16 bit, 24 bit, è uguale, ok? Quindi io andrò a trascinare dentro Micromusic il mio pepas, gli dico vai, converti, lui fa la sua automagia e mi darà, vedete, questi preset che si chiamano pepas che posso caricare dentro Vital, quindi adesso vado a cercarmelo, vedete, fagli un aggiorna, pepas. Circa. Vediamo gli altri come sono. Lo 0 di Pepas. Questo è un pochino più bassino. Sono vari livelli praticamente di diversi tipi di eravamo quasi. La cosa bella di tutto questo è che poi tu puoi ovviamente andare a sbirciare, ok, che cosa è. Quindi c'è un posto da una sinusoide che non sento. Ah, la messa bassa. Negli effetti ha messo un filtro, ok, in sviluppo. Un beat crusher, che è quello che gli dà, insomma, diciamo un po' il suono caratteristico. C'è un riverbero.
pochino di flanger, un po' di phaser, insomma ha fatto già un bel po' di la ricoteca. Ovviamente questo ha un grosso problema, che tu senza capire un cazzo, ok, hai ricreato questo suono, ma tutto questo non mi ha fatto imparare a diventare un buon programmatore di synth, perché ho saltato a pie pari, ok, quella che è tutta lo studio, la prova, l'errore, il rifacimento che di solito è necessario per ricreare un suono famoso, ok? Prima magari dei suoni un pochino più complessi di Peppas, mi viene in mente che ne so... Vediamo come si comporta con una roba veramente matta, con i suoni multipli. Magari prendiamo una nota sola. Sì, acciaccatura. Andiamo, facciamogli ricreare questo. Quindi lo chiamo banco, butto dentro questo wave nel micro music, gli dico converti, lui mi creerà un preset banco, vado a pescare. Ah, quindi lui fa un preset per ogni nota che trova. Ah, ci può stare. Beh, ho fatto una roba molto più pulita. Poi qui, ecco, è dove, se avete un minimo di conoscenza di come funziona un sintetizzatore, abbiamo fatto diversi tutorial su questo tipo di cose, magari potete andare a... un po' di detune... meglio... un po' crescente il suono... c'è un suono che ha un filo... così è più simile, un po' stonato verso l'alto. E quindi sì, grande aiuto da parte dell'intelligenza artificiale, il problema è che non si inventerà mai nuovi suoni, ok? Perché può soltanto remixare quello che gli butti dentro, quindi qualcosa che qualcuno ha già creato, e soprattutto non ti fa andare avanti nella tua ricerca. In questo caso sarebbe molto meglio partire da zero, studiarsi il manuale del sintetizzatore, cosa che io non ho assolutamente fatto con Vital, sto andando veramente, lo uso pochissimo, e andare a ricreare, ok, oscillatore per oscillatore il vostro suono. Quindi rimane comunque la miglior palestra che potete fare, ok? È meglio di qualsiasi altra cosa per imparare a programmare i sintetizzatori, avere il controllo di cosa fai, cioè al posto di vivere di preset e modificare un po' i preset, sarebbe meglio essere in grado di costruire una patch completamente in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, questo indubbiamente. Questo però può essere un aiuto per vedere come lui usa questo sintetizzatore, prendere ispirazione, provare a ricrearlo da zero e vedere se siamo in grado noi di fare un lavoro migliore di quello che ha fatto l'intelligenza artificiale, dati lo stesso punto di partenza, che è il suono che volevamo appunto rubare. Mi perdonerà il banco. Questo è uno dei miei brani preferiti, è la storia di uno scimmione che si innamora di un umano, di un'umana. Uno scimmione senza ragione, bellissimo brano. Quindi è tutto per questa puntata, vi lascio il link qua sotto se lo volete andare a scaricare. Magari non conoscevate Vital, è un bellissimo sintetizzatore, fa un sacco di robe senza troppe pretese. Io personalmente preferisco lo Zebralet, ma perché sono io che sono vecchio, o indubbiamente Cardinal Rack, se proprio devo, lo preferisco perché è un modulare, quindi hai tutti i moduli del mondo per creare la tua patch. Io lascio questa cosa, l'abbiamo fatta in passato, ma lascio questi tutorial di sintesi a chi sa fare veramente sintesi. Io sono una bestia, tiro cavi a caso, ma mi diverto. E alla fine, non è quella roba importante, ti devi divertire, perché se non ti diverti, l'ascoltatore non sente la tua felicità nel fare la musica che fai. Che cosa ascolta? Cosa mi...